Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi i miei regali provenienti dalla Francia. I miei genitori sono andati in vacanza in Costa Azzurra, Provenza, in quelle zone, e mi hanno portato un pochino di souvenir, un pochino di cose, quindi voglio condividerle con voi e mostrarvele. Sono tutti dei pensierini, cose piccoline, però mi fa molto piacere mostrarvele qui sul canale. La prima cosa che vi faccio vedere è una tovaglietta di quelle lavabili per la colazione, per il pranzo, insomma, quelle da mettere a tavola. Con una tipica scena di spiaggia con le cabine tutte colorate. È molto molto carina, ci sono i salvagenti, ci sono queste tipiche cabine ed è molto allegra, molto estiva, mi fa veramente molto molto estate. Poi un'altra tovaglietta simile, ma leggermente diversa, è questa, sempre una tipica scena di spiaggia. Vedete, ci sono le cabine, c'è il secchiello, le palette, c'è una barca, ci sono le barche a vela in lontananza, il gabbiano, quindi proprio la classica spiaggia francese, la tipica scena estiva francese. E mi fa veramente piacere utilizzarle a tavola durante l'estate, soprattutto perché io amo con tutta me stessa la Francia, quindi quando utilizzo quelle salviette, quelle tovagliette, mi viene in mente la Francia e sono felice. Poi, direttamente dal campeggio in cui hanno alloggiato, mi hanno portato due bicchieri. Sono due bicchieri che hanno dato loro in omaggio. Sono di plastica ma lavabili e riutilizzabili e sono particolari perché sono graduati. Ovviamente sopra hanno il nome del campeggio, che in quel caso particolare era il camping La Presqu'île des Gens, che rimane appunto sulla Costa Azzurra, e mi piacciono molto perché hanno il fenicottero che è tipico di quelle zone, perché in quelle zone ci sono le saline e quindi poi voi trovate tutti i fenicotteri rosa, quindi è una cosa bellissima. Poi hanno, ricordano diciamo la spiaggia perché ci sono le foglie così di palma, ci sono le ciabatte infradito, la tenda da spiaggia, le onde del mare, però sono due bicchieri carini perché comunque fanno estate, magari per bere giusto il tè freddo, il latte di mandorla, quelle cose che si bevono in estate. In questi bicchieri non so perché, ma mi danno proprio l'idea dell'estate rispetto ai bicchieri classici e tradizionali. Poi una cosa sempre tipica, diciamo, della Francia è questa scatoletta di sardine e il regalo non è tanto nella sardina che c'è all'interno, ma proprio nella scatoletta di latta perché c'è sopra praticamente una cartolina di Saint-Tropez. Vedete che sulla tenda del bar c'è scritto Saint-Tropez, c'è la tipica scena, diciamo, di vita quotidiana, quindi una donna che passa, che saluta delle persone al bar, e poi qua dietro, non so se riuscite a vederla bene, c'è la torretta che è sulla spiaggia di Saint-Tropez. Quindi questa me l'ha portata non tanto per portarmi la scatola di sardine, ma perché le piaceva proprio la scatoletta, diciamo così, che poi ovviamente io una volta che mangerò le sardine, laverò la scatoletta e la terrò, perché comunque è veramente molto carina. Inoltre queste sono sardine cucinate alla Tropezienne e non ho idea di come siano le sardine alla Tropezienne. Però dietro negli ingredienti vedo che c'è scritto che ci sono sardine, acqua, concentrato di pomodoro, cipolla, peperoni, olive nere e olio extravergine d'oliva e sale. Quindi credo siano delle sardine col pomodoro, con le olive, insomma, probabilmente una tipica ricetta leggera col pomodoro, insomma, una cosa estiva. Comunque le assaggerò perché mi incuriosiscono moltissimo. E questo è un altro regalino. Poi invece mio padre, conoscendo la mia passione per le carte da divinazione, in generale per le carte, perché io colleziono carte di tutti i generi, soprattutto carte da divinazione e tarocchi, ma anche le classiche carte. Se hanno qualcosa di particolare, se sono delle carte carine, che hanno delle cose originali, io le colleziono anche se non sono da divinazione. Lui conosce ovviamente questa mia passione, questa mia collezione e mi ha portato i tarocchi della regione Provenza e Costa Azzurra che ha trovato lì in un supermercato, quindi le vendevano proprio al supermercato. Lui pensava che fossero proprio i tarocchi perché comunque erano sigillate quando le ha comprate e non le ha aperte finché non me le ha consegnate, quindi non le ha viste all'interno.
ha visto la scatola che, come vedete, ricorda la Provenza perché qua c'è la lavanda e qui c'è invece una tipica strada, diciamo, di un paese provenzale. E lui pensava fossero proprio i tarocchi, invece in realtà sono delle carte normali che però sono particolari perché voi vedete qua. Le carte praticamente sono le classiche carte, qua c'è l'asso, il 2, il 3, il 4, picche, coppe, denari, insomma sono le classiche carte da gioco. Solo che poi quando voi arrivate a quelle che sarebbero le figure delle carte, vedete ad esempio qua, trovate un'immagine tipica provenzale, qui ad esempio c'è la classica immagine con il campo di lavanda, però queste carte sono 78. Quindi già questo ci fa pensare ai tarocchi e hanno poi praticamente 21 carte diverse da quelle tradizionali che hanno sopra delle cartoline di Provenza di Costa Azzurra. Quindi dalla 1 alla carta 21 ci sono queste immagini, queste cartoline. Sono delle carte molto particolari, molto belle, che io però non so assolutamente utilizzare. Infatti adesso voglio andare su internet e voglio vedere se ci sono le istruzioni per poterle utilizzare, perché così non ho proprio idea di come utilizzarle, però sono comunque carte bellissime, perché per la mia collezione sono fantastiche, quindi la vanno ad arricchire con un tipo di carte che io non avevo e che sono veramente originali, perché comunque anche l'idea di mettere le cartoline di Provenza e di Costa Azzurra sopra le carte è comunque una bellissima idea, quindi mi piacciono veramente molto. Adesso cerco di capire come si utilizzano e poi magari vi faccio un video così ve lo spiego meglio e vi faccio vedere, però è un regalo veramente graditissimo e questa è stata proprio un'idea di mio padre, cioè proprio un regalo che mi fa lui personalmente, perché l'ha proprio viste e scelte quando erano lì. Poi mi hanno portato una fascia per capelli particolare, eccola qua, vista così sembra una semplice striscia di stoffa. In realtà all'interno ha un fil di ferro abbastanza sottile, quindi voi potete piegarla, annodarla, potete andare a creare tutto quello che volete, quindi potete fare il classico fiocco, potete fare un nodo invece, magari e legarla più in questo modo, vedete così, in modo che rimanga poi sulla testa il nodo laterale. Insomma, potete veramente andarvi a sbizzarrire, potete addirittura metterla al contrario e andarla a legare sotto. Quindi veramente potete fare tutto quello che volete con questa fascia, andare a creare vari motivi, varie cose diverse ed è una cosa veramente originale. Io qui non l'avevo mai vista in Italia, poi magari c'è, non lo so, però io personalmente non l'avevo mai vista. E mia madre l'ha trovata e ha pensato di portarmela perché comunque anche a lei sembrava una cosa molto originale. Tra l'altro c'è proprio l'adesivo produzione artigianale, quindi è una cosa che penso sia stata fatta a mano e comunque molto carina. Poi come ultimo regalo mi hanno portato il profumo che è l'imitazione del J'adore. Questo non è quello originale, ma è l'imitazione e vi assicuro che il profumo è identico al J'adore. Hanno imitato un pochino anche il packaging, quindi anche la boccetta, diciamo, di vetro è stata imitata, non potevano ovviamente copiarla identica, però un po' ci assomiglia, insomma, diciamo la verità. Ma soprattutto la profumazione è veramente uguale, quindi mia madre quando l'ha visto, quando ha sentito il profumo, sapendo quanto mi piace il J'adore, ha pensato di portarmelo. Poi ha fatto bene anche a portarmi questo che è l'imitazione, perché durante l'estate il profumo evapora più facilmente perché c'è caldo, magari si suda un po' di più, quindi non è che dura tantissimo sulla pelle. E quindi andare a sprecare, tra virgolette, quello originale durante l'estate, che magari poi evapora subito, preferisco usare un'imitazione, avere lo stesso la profumazione, ma se proprio deve evaporare subito, almeno non è quello originale che costa un botto. E quindi insomma, d'estate preferisco usare quelli lì. Questi sono tutti i miei souvenir, tutti i miei regali che arrivano direttamente dalla Francia. Fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuto di più. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.